Ben trovati l'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. A dire il vero, non siamo proprio all'interno dell'aula, nel palazzo del Pegaso, ma siamo sempre in via Cavour, al Teatro della Compagnia. E parliamo di una giornata importante, quella dell'8 marzo. Questi sono i titoli. Per l'8 marzo un premio a 8 donne toscane, presentazione anche del report di vari di genere in Toscana curato da IRPET. E poi conosceremo alcune delle 8 donne che hanno ricevuto il premio per l'8 marzo per celebrare il loro impegno, risultati raggiunti, battaglie a favore della collettività. Un premio quindi, come dicevamo, alle 8 donne toscane per l'8 di marzo, per celebrare impegno, risultati raggiunti, battaglie a favore della collettività. Il Consiglio regionale della Toscana, su proposta del presidente Antonio Mazzeo, dell'ufficio di presidenza in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gruppo editoriale Nazione e portale Luce, celebra la giornata internazionale in cui si ricordano le conquiste sociali, economiche e politiche, le discriminazioni e le violenze in cui le donne sono state e sono purtroppo ancora oggetto in ogni parte del mondo. Stiamo già vedendo le immagini del Teatro della Compagnia di Firenze, dove l'attrice Gaia Nanni insieme alla giornalista Letizia Cini ha premiato alcune rappresentanti dell'universo femminile toscano. A ricevere il riconoscimento un'immunologa, un'archeologa, due atlete, due attiviste, una chirurga e sei lavoratrici dell'ortofrutticola del Mugello in rappresentanza di tutte le altre. Nel corso dell'evento è stato presentato anche il report curato da IRPET, diretto da Nicola Sciclone, di vari di genere in Toscana, voluto dalla Commissione regionale per le pari opportunità. C'era anche la partecipazione, come avete visto, di alcune classi di vari istituti superiori della regione, i ragazzi della consulta regionale e poi Mazzeo ha voluto dedicare in particolare questa giornata alle donne ucraine. Ha detto: donne straziate dal dolore, strappate dalle loro vite e dalle loro case. Alle donne ucraine e alle loro famiglie dico: la Toscana è pronta a accogliervi. Abbiamo voluto dedicare questa giornata dell'8 marzo alle donne ucraine che stanno resistendo, ma anche alle donne russe che combattono e vengono arrestate per la pace. Lo abbiamo voluto fare per anche dare un messaggio di speranza e di futuro, premiando 8 donne che sono state in prima linea nelle battaglie, penso per la tenuta dei posti di lavoro, ma anche per far in modo che la nostra terra diventi sempre più terra di scienza, terra di opportunità, terra di futuro. Vogliamo mandare un messaggio forte, che questa non è straordinarietà, dovrebbe diventare la normalità, ed è questo il lavoro che noi come istituzioni vogliamo fare per cercare ogni giorno di dare più speranza e un futuro migliore alle tante ragazze che vivono la nostra terra. È incivile pensare che ancora oggi una donna su due debba scegliere tra il lavoro e la famiglia, e credo che dobbiamo costruire le condizioni perché questo non avvenga, e perché quell'immagine che ci arriva dall'Europa, della Presidente Metsola, della Presidente della Banca Centrale Europea e della von der Leyen, diventino una normalità e non un racconto di qualcosa di straordinario. È un'iniziativa che il Consiglio regionale fa all'Ufficio di Presidenza per promuovere 8 donne, 8 esperienze straordinarie nel giorno dell'8 marzo per la loro intelligenza, competenza, per la loro intuizione, per il loro lavoro. Però personalmente il pensiero va alle migliaia di donne che in queste ore stanno scappando dall'Ucraina con i loro figli e sono quelle sì dei veri eroi, delle persone che con la propria vita provano a mettere in salvo la vita dei loro figli. Sono tante donne che nel contempo stanno anche restando, stanno combattendo per la libertà del proprio paese, quindi il pensiero essenzialmente in queste ore va a queste donne che sono veramente in prima linea. Molte di loro diventeranno profughe, molte di loro erano laureate, lavoravano, avevano una competenza, dalla sera alla mattina per la violenza, diciamo, dell'azione militare della Russia, oggi si trovano a essere delle donne profughi. Da parte nostra tutto il sostegno possibile a quelle che diventeranno delle nuove eroine, nuove persone che riusciranno magari a salvare la propria vita. Ho conoscenza e rapporti diretti e costanti con alcune di loro e so che in queste ore molte sono in fila, in alcuni casi anche da 3-4 giorni, nelle loro auto con i loro bambini per cercare di arrivare al confine con la Polonia. Quindi è corretto da parte nostra festeggiare l'8 marzo, dare questi riconoscimenti alle donne toscane che si sono distinte, ma il pensiero non può che non andare alle donne ucraine e ai loro figli. Ancora una volta il Consiglio regionale si apre al mondo esterno. E l'8 marzo è la festa della donna, 8 donne per raccontare esperienze, eccellenze della nostra Toscana.
lasciatemi dire che mai come oggi è importante quella sfida affascinante che diceva Oriana Fallaci, quella di essere donna in questo mondo che è in preda a una pazzia, una follia. Noi diciamo insieme con le donne stop alla guerra, è questo che ci viene da dire. Le nostre donne, le nostre compagne, le nostre madri sono ancora più importanti accanto a noi. Sicuramente un 8 marzo diverso dagli altri, con tanta tristezza nel cuore, con la drammaticità delle immagini che vediamo alla televisione, l'aggressione, le bombe verso le donne, i bambini, le condizioni in cui si cerca di ridurre senza né luce, né acqua, né calore, quello che sono i bunker che esistono da chissà quando sotto quelli che sono gli edifici delle città assediate, il rifiuto di corridoi umanitari, laddove a Mariupol vediamo le condizioni della gente. È l'esempio di come l'8 marzo deve in questo momento portarci in primo luogo alla solidarietà alle donne ucraine che stanno svolgendo una funzione fondamentale, che siano nei bunker delle città assediate a vigilare, a seguire, a dare coraggio ai propri bambini e ai propri uomini che poi magari fuori cercano di resistere, o che, come mi è stato descritto, si arriva al confine con la Polonia, con la Moldavia, con la Romania, e i nuclei familiari si dividono perché le donne vengono nei campi profughi per dare sicurezza ai bambini e alla famiglia e gli uomini tornano dietro a questa eroica, fortissima resistenza che sicuramente anche quel dittatore che avrà responsabilità storiche anche per i crimini di guerra come Vladimir Putin si porta dietro. Io in questo momento però penso soprattutto alla pace e quindi al desiderio di tregua, e il mio pensiero è proprio per quelle donne ucraine che più di ogni altra in questo momento hanno l'anelito verso la pace, verso l'interruzione dei bombardamenti e delle azioni belliche, e sono un po' il simbolo del mondo che auspichiamo e che vogliamo. Giornata importante, si è parlato molto anche delle donne ucraine proprio in questo 8 marzo, un segnale presumo sia fondamentale anche per lei, per sentire la vicinanza anche di tutta la città e di tutta la Toscana. È una situazione tragica e naturalmente solidarietà di tutti è fondamentale. Ora lo sapete che a casa nostra c'è guerra e donne insieme con maschi sono schierate a difendere. Ci sono tanti donne e bambini che ora vivono in bunker, siamo in piena emergenza umanitaria. E noi donne che viviamo qui in Italia, in Europa, ci siamo tutti riuniti per salvare queste vittime innocenti, che ora sta finendo cibo, sta finendo l'acqua, medicinali, eccetera. E stiamo accogliendo naturalmente i nostri profughi, che sono fascia più debole. Tutti maschi e tante donne sono rimasti a combattere. E noi accogliamo questa, ripeto, una fascia più debole, donne e bambini, che sono scappati da questo orrore che ora sta subendo la mia patria. E noi toscani cosa possiamo fare davvero per aiutare a sentirli in un certo senso a casa, a farli sentire un po' meno stranieri nella nostra regione? Ma avete già fatto tanto, veramente. Siamo sommersi da proposte di aiuto, veramente io mi commuovo ogni giorno perché siamo sopraffollati delle chiamate, come possiamo aiutare. E ci sono tantissime famiglie che hanno offerto loro aiuto. Le donne sono più sensibili perché quando sanno di questa nostra situazione, tutte donne che hanno figli sono disposte ad accogliere, perché ci sono tanti bambini che vengono da soli senza genitori. Voi non potete immaginare, genitori portano bambini alla frontiera e loro attraversano da sole. Perciò veramente un aiuto sul territorio è fondamentale. Per noi è estremamente importante portare i giovani a incontrare donne che hanno conseguito un risultato importante, che stanno lavorando per affermare la pienezza della parità fra i generi all'interno della società toscana, ma sicuramente nazionale e internazionale. E permettetemi comunque di portare anche il saluto del direttore che in questo momento è impegnato ad affrontare l'emergenza dei profughi ucraini, e fatemi fare un pensiero alle bambine e ai bambini, alle ragazze, alle sorelle, alle madri
che in questo momento stanno fuggendo dall'Ucraina, si stanno rifugiando nei paesi vicini e molte stanno raggiungendo l'Italia, e il pensiero che in questo momento va a loro e alla necessità di creare per i ragazzi, in particolare per quanto ci riguarda, un ambiente che sia il più possibile accogliente e disponibile. Il dato è che la Toscana è in linea anche in maniera importante con il dato europeo. Però il tipo di lavoro che viene fatto, quindi quella che si chiama segregazione orizzontale, è su alcuni tipi di lavori, sui servizi, sul commercio, sul turismo, che in questi anni hanno subito con la pandemia delle grosse difficoltà, e soprattutto il compito di cura dei bambini è ancora demandato completamente alla donna, e quindi quando si hanno dei figli le donne preferiscono il part time o addirittura lasciare il lavoro. Il premio vuole significare le eccellenze e le tante storie di donne che hanno lottato per i loro diritti, per il loro futuro, e che sono riuscite ad arrivare anche a delle posizioni importanti. Il nostro contributo è quello di raccontare, attraverso la ricerca fatta con IRPET, qual è la situazione lavorativa delle donne della Toscana, e provare insieme ai tanti ragazzi e tante ragazze che ci sono qui questa mattina di invertire la rotta e fare in modo che ci siano più diritti per tutte le donne. E quindi conosciamo alcune delle donne premiate, che sono state l'immunologa Chiara Azzari, l'archeologa Elena Sorge, le atlete Elena Pietrini e Francesca Baroni, le attiviste Laura Sparavigna e Lucrezia Iurlaro, la chirurga Manuela Roncella e 7 lavoratrici dell'ortofrutticola del Mugello, gli operai della fabbrica di Marradi, che hanno vinto la loro battaglia in difesa del loro posto di lavoro. Ma poi c'è stata anche la testimonianza di Simone Terreni e Federica Granai, l'imprenditore e la giovane dipendente da lui assunta durante la gravidanza. Penso che la riscoperta di un passato sia forse appannaggio, no? delle donne, insomma. La ricerca, io credo che siamo proprio brave a fare ricerca. Io sono a capo di una squadra di donne fortissime, e è un cantiere al femminile, ecco, devo dire, cioè con una attenzione a tanti particolari anche che è molto femminile, ecco, devo dire, un cantiere polifunzionale che ha tanti aspetti, si riescono a gestire tante cose assieme perché ho delle colleghe bravissime, anche dei colleghi bravi, via se no ora alla fine bisognerà fare anche la festa dell'uomo, ma insomma, però devo dire, un bel cantiere e un cantiere al femminile. Sarebbe bello non averne bisogno di nessuna, perché allora significherebbe che abbiamo finalmente capito che uomo e donna è la stessa cosa e che ognuno sta dando il massimo nella sua vita con i talenti che ha. Però per il momento abbiamo ancora bisogno un po' di questa riflessione, perché questa uguaglianza non c'è e ancora la disparità nel quotidiano la vediamo. Io sono fortunata, sono in un ambiente come il Maier dove di disparità non c'è e dove si vive felici, ma non tutti hanno questa stessa opportunità. Quest'estate con l'associazione Tocca a Noi è nato il tour da un'idea di Laura Sparavigna dopo l'accordo raggiunto sul Comune di Firenze. Abbiamo siamo un tour in tutta Italia da sud a nord per mappare le esperienze di tutti gli enti locali che con strategie differenti hanno portato avanti la campagna per la riduzione dell'IVA su tutti i prodotti igienico-sanitari femminili. Abbiamo cercato anche, oltre a mappare l'impegno delle amministrazioni, di sensibilizzare su quello che è il tema delle mestruazioni. Abbiamo ancora una forte disuguaglianza, lo sappiamo, tra uomini e donne, una disuguaglianza che è assolutamente strutturale, ma parte anche da piccole cose come ad esempio il fatto che siamo nate con un corpo femminile e quindi abbiamo determinate funzioni biologiche involontarie a cui dobbiamo sopperire tramite prodotti di cui non possiamo fare a meno. Questi prodotti sono a pagamento, costano tanto, e inoltre avevano fino a poco tempo fa l'IVA massima al 22%. Abbiamo raggiunto il 10%, andremo avanti sia sulla battaglia per una diminuzione ulteriore dell'IVA, sia cercando anche metodi alternativi come ad esempio l'inserimento di tampon box all'interno delle scuole affinché ci siano luoghi dove questi prodotti siano accessibili a tutte.
Oggi è l'8 marzo, sia una ricorrenza per ricordare le conquiste che abbiamo ottenuto nel passato, ma è soprattutto un monito per la quantità di lavoro che dobbiamo ancora fare in termini di diritti sociali e civili, per raggiungere un welfare che sia equo tra generi e generazioni. La campagna per la tampon tax era esattamente simbolo della quantità di lavoro che dobbiamo fare per rimuovere le ineguaglianze sociali e economiche. Un patto tra generi e generazioni, come funziona tra i meccanismi di una bicicletta. Pensereste mai che una bicicletta possa funzionare con una ruota sgonfia e una ruota gonfia? No, è lo stesso principio all'interno di una società. Siamo composti da molti gruppi e ognuno di esso deve essere tutelato e protetto dal nostro sistema di protezione sociale. Io ho 35 anni che lavoro in questa azienda e a casa hanno capito che questa era una cosa importante per noi come donne. E l'abbiamo portata avanti, abbiamo raggiunto dei risultati, ancora ci dobbiamo lavorare, però siamo orgogliose di quello che abbiamo fatto. Io sono un medico chirurgo, quindi immaginate, è un lavoro che è prevalentemente maschile fino ad ora. Ora fortunatamente le cose stanno cambiando e in più svolgo un ruolo apicale, quindi non è sicuramente facilissimo poter arrivare a queste cose. È difficile dire qual è la difficoltà, è un insieme di fattori e ci vorrebbe una giornata per raccontarveli tutti, ma insomma penso che le cose stiano cambiando, questa è la cosa bella, insomma. Sono stata assunta quando ero incinta, quindi è una storia bellissima e spero che sia di esempio per molti imprenditori che possano cambiare idea. E quindi è stato un momento molto particolare perché Federica aveva superato tutte le selezioni, erano 20 candidate, si è presentata nel mio ufficio però tutta preoccupata, aveva richiesto un appuntamento con me. E gli chiedo cosa sta succedendo. Ma Simone, devo dirti una cosa, sono incinta. E io ho detto, e che problema c'è, tutto qui. Nel 2022 non possiamo continuare a discriminare le donne semplicemente perché hanno un desiderio di maternità, quindi noi speriamo che la nostra storia sia un esempio per tanti altri imprenditori e che possano esserci nuovamente delle situazioni come queste, perché altrimenti i figli, scusate, ma chi li dovrebbe fare? E questa puntata monotematica ha voluto essere, almeno così umilmente da parte nostra, un ulteriore augurio a tutte le donne che seguono anche questo appuntamento. Vi ricordo, per tutti gli aggiornamenti, le informazioni, www.inconsiglio.it. Io come sempre vi aspetto tra 7 giorni, sempre qua, dentro il Consiglio.